lei crede davvero che le porcellane siano vive? Lo credo e non lo credo, rispose Uz ridacchiando. Nel fuoco le porcellane muoiono e poi tornano a vivere. Se le cose stavano veramente così, se per l'immaginazione del Settecento la porcellana non era solo un materiale esotico come un altro, ma una sostanza magica, talismanica, la sostanza della longevità, della potenza, dell'invulnerabilità, allora era più facile capire perché il re avesse riempito di 40.000 pezzi un intero palazzo. Ed ora andiamo. Andiamo a fare una passeggiata. Nascere duchessa, vivere principessa, morire regina. Ferdinando mi ha mandato questa stoffa direttamente da San Leucio, con una lettera in cui diceva: ti mando una stoffetta che a mio indegno gusto parve buona. A Palermo ho conosciuto Ferdinando e da subito ci siamo sempre rispettati. Lucia Migliaccio ha tenuto segreto il suo amore, ha saputo aspettare, ha saputo lentamente filare la sua seta d'amore. Dopo, aprite quel balcone e scendete per le scale fin giù al giardino. Vedrete quanto è bello, ma non dite che ve l'ho detto io. Vi prenderebbero per pazzi. Caro Ferdinando, non serve essere regine, per poter amare o essere riamate. Meglio sentirsi dire Ucchiuzzi neuri, sì, tagliati, facidi caliri casi, eccitati, giur de velo da pedro e tagli, considerati. Avrò qualcosa da raccontare, una storia forte. Racconterò dei miei giorni disperati, dei miei giorni nel bosco. E invece l'uomo che fa? Si avvicina, si siede, con fatica, custode, accanto a me, mi guarda, io mi metto seduto, lui mi continua a guardare, io già sto seduto, lui mi guarda. Tu già stavi qua 3 giorni fa, Guarda che non ti fa bene a dormire qua, è umido. Sai chi mi pari tu? No, chiaramente faccio io. L'uomo delle porcellane. Chi? Io. E lui. L'uomo delle porcellane, l'uomo che perse la testa, l'uomo che amava un punto lontano, indefinito, remoto. Ma le porcellane lo ammazzarono, hai capito? No, feci io. L'ideale raggiunto va in pezzi. Ah sì, eh sì, l'arte si vendica sulla vita e me lo ritrovo quasi addosso con gli occhi spalancati. Ho capito, va bene, stia calmo, va bene.
Ci vengo, sì, che posso fare? Mica posso esimermi da questa cosa. Vengo. Un attimo che prendo pure il biglietto. Vabbè, saluto un attimo queste persone. Ciao, vengo. Arrivederci.